Comincia il girone di ritorno nella prima categoria, girone C. E diciamo che le protagoniste restano sempre le stesse. Anzi, per la precisione, dovremmo dire che una si è un po' defilata, il Pisco Pio, che nell'anticipo di sabato ha avuto una sonora sconfitta ai danni del Real Montepaone. Un Real Montepaone davvero in palla, che ha giocato molto bene con le doppiette di Michele Zaffino e la prestazione sopra la sufficienza di tutti i suoi giocatori. Quindi una squadra che finalmente riesce a battere una delle prime quattro, anche perché nelle altre partite di tutto il girone di andata aveva sempre perso sia con Guardavalle che con Real Pizzo e con il Parghelia proprio nella domenica scorsa. Questa volta invece nella prima giornata di campionato riesce ad ottenere questa bella vittoria che è in pratica lo porta, diciamo, non a ridosso della zona playoff, però quantomeno in una zona tranquilla di classifica che può guardare al futuro, cercando sempre di mantenere viva l'interesse per i tanti giovani che mister Pino Sessito sta lanciando in questo campionato. Dicevamo delle prime tre della classifica che fanno il loro dovere, a partire dalla capolista Città di Guardavalle, che vince con un secco 3-0 a Rombiolo contro la Rombiolese e mantiene i due punti di vantaggio sulla Real Parghelia, che la spunta 1-0 contro il Borgia in trasferta dal federale di Catanzaro Sala, e il Real Pizzo che batte un po' con difficoltà 4-3, il risultato contro il Martelletto Settigiano. C'è stata un'altalenanza di gol segnato, però comunque dobbiamo dire onestamente che il Real Pizzo è sempre stato in vantaggio. È stato il Martelletto che ha cercato di venire un pochettino a capo cercando di raggiungere il pareggio, ma così non è stato. Quindi detto del Pisco Pio, che si è in pratica allontanato, adesso si trova a 31 punti, 5 punti dalla prima classifica, dobbiamo dire che la Promo Sport ha scavalcato nella quinta posizione e quindi attualmente in zona playoff la Pino Donato Taverna, battendola nell'anticipo anche qui di sabato per 2-0. Un Pino Donato Taverna che una squadra che stava giocando molto bene, però è una delle squadre che perde molto di più rispetto alle altre prime in classifica e invece pareggia pochissimo, un solo pareggio, quindi certi punticini potrebbero servire alla fine della classifica, alla fine del campionato, per poter vedere com'è la classifica. Resta da dire soltanto della partita tra Rosa Arnese e Prasara, sempre di sabato, 3-0 per la squadra di casa, e della vittoria del Real Mileto che scavalca, raggiunge in classifica il comprensorio Carace battendolo per 2-1.